memoria e ascolto. Conosciamo la differenza tra sentire e ascoltare? Diego Ingrassia, CEO dell'IG Management di Milano e allievo di Paul Ekman, si occupa di assessment, consulenza e formazione comportamentale manageriale per importanti realtà multinazionali. A pagina 170 del suo libro Il cuore nella mente, libro che consiglio vivamente per tutti coloro che desiderano approfondire l'argomento delle emozioni che vanno al di là delle storielle che in maniera superficiale troviamo in rete, ci dice: sentire è un atto fisiologico, ascoltare invece è un processo intenzionale che ha come obiettivo la comprensione e la conoscenza. In assenza di questa azione volontaria, le parole non si discostano da altri rumori privi di significato e ci ricorda che sapere ascoltare non significa essere passivi, remissivi o deboli, bensì ricettivi verso l'altro. Sir Winston Churchill diceva: il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare, il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi e ascoltare. Ultimamente ho passato il mio breve periodo di vacanze estive in montagna, esattamente in Val di Fassa, con l'obiettivo di allontanarmi dal caos della vita quotidiana della città, ma soprattutto del caos politico che ultimamente assale le nostre abitudini, il nostro sentire quotidiano, il nostro agire lì dove spesso le persone, sentendo e non ascoltando, non sono più in grado di fermarsi, pensare e agire, ma al contrario agiscono, pensano e poi si fermano. I danni si vedono sotto ogni punto di vista, ad incominciare da quello sociale, poi a cascata economico, lavorativo, eccetera, eccetera, eccetera. Ho deciso di salire in quota a 2300 metri e fare una passeggiata di un'ora ai piedi delle Dolomiti per raggiungere il rifugio Pertini, lì dove l'emerito Presidente della Repubblica si rifugiava per un pranzo fugace o un semplice caffè circondato dal silenzio rumoroso delle montagne. Sono rimasto in ascolto dei miei passi che si sono uniti al suono delle marmotte che poco lontano con il loro fischio proteggevano il territorio. Sono rimasto in ascolto del suono dei torrenti poco lontani. Sono rimasto in ascolto dei miei pensieri che si univano al vociare sempre più melodico delle persone che camminavano davanti e dietro di me. Ho ascoltato il mio fiato che prendeva ritmo all'unisono con il mio camminare e lentamente i pensieri sono diventati note di pentagramma in quello che a breve si sarebbe trasformato in azione. Rimanendo in ascolto passo dopo passo sono arrivato al rifugio e mi sono seduto rimanendo in ascolto della natura che mi circondava, un ascolto visivo e uditivo. E in quell'ascolto ho pensato a lui, quel capo dello Stato di altri tempi che nella sua comunicazione utilizzava sempre parole di unione e non di divisione. Lui con le sue parole aveva l'unico desiderio di unire un paese sempre più diviso da avvenimenti eversivi e sanguinari. Ho ascoltato, circondato dal silenzio delle Dolomiti, il ricordo degli anni di piombo, il sequestro Moro, la strage di Bologna, ed ho ricordato il suo agire che per noi, classe 59-69, è rimasto un esempio da seguire. Rimanendo in ascolto di questi ricordi, ho allontanato la comunicazione tossica della politica attuale, che purtroppo ci allontana dalla realtà che dovremmo cambiare. Una comunicazione che nel tempo ci ha reso passivi, individualisti, persone che sentono ed hanno smesso di ascoltare. Ho riascoltato nella mia mente le parole delle persone incapaci di agire con azione di forza, ma al contrario con parole di alto rigore morale, nel rispetto di chi lotta nel quotidiano per conquistare una libertà, la libertà di acquisire quel diritto cristiano di vivere fuori da ogni tipo di violenza verbale o fisica che pregiudica la propria libertà ed il diritto di essere felice. Io sono solo una piccola particella in questo macrocosmo che sembra impazzito. Non sono un influencer, non ho una posizione nel sistema economico, giuridico, sociale che mi permetterebbe di agire o cambiare con forza un sistema di welfare che fa buchi da ogni parte, però nel mio piccolo, con il mio agire quotidiano, con il mio bussare, nell'animo delle persone che incontro quando salgo sui palcoscenici dei miei clienti, nei miei interventi in magia in corsia di ospedale, nei miei corsi di public speaking, posso lanciare un seme in terreno fertile. Anche se il seme si fermerà sopra la testa di chi mi ascolta, in un momento inaspettato quella testa si aprirà, il seme cadrà al suo interno e da lì potrà prendere vita.
Se avete anche voi un seme positivo che può migliorare il nostro mondo impazzito e renderlo migliore per i giovani virgulti di oggi, uomini del mondo di domani, agite, fatelo in silenzio, senza urlare, un piccolo gesto. Papa Francesco, nella sua bellissima enciclica sull'economia circolare, ci insegna: per migliorare il mondo dobbiamo cambiare i nostri stili di vita, i modelli di consumo e produzione, passare dal consumo al sacrificio, dall'avidità alla generosità, dallo spreco alla condivisione, dare, non rinunciare, rimanendo in ascolto, perché sapere ascoltare significa possedere, oltre al proprio cervello, quello degli altri. Come disse Marco Fabio Quintiliano, non è tanto dannoso ascoltare le cose superficiali, quanto smettere di ascoltare le cose necessarie. Gianvito, artigiano delle emozioni, infotainer e mentalista, vi ringrazia per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana e se hai apprezzato questo link audio, fammelo sapere. Sarò lieto di condividere ulteriori idee su diversi temi e argomenti che possono migliorare la nostra vita personale e professionale. Un saluto.